Allegro occidentale di Francesco Piccolo. Quando torno a casa di notte, passo per una strada dove ci sono le puttane. Sono tante, sono nere. Tutti dicono che sono nigeriane, e questo forse sarà vero, o forse sarà una sineddoche che vale per l'intera Africa. In ogni caso, non fa differenza per nessuno, nemmeno per me. E alla fine, secondo me, nemmeno per le nigeriane, anche se non sono davvero nigeriane. La sostanza delle puttane di questa strada sta nel fatto che sono tutte seminude e molto belle. A me piacciono le più prosperose, quelle con grandi culi e grandi tette. È ovvio che in me nasce immediatamente una contraddizione etica che mi spinge a pensare che sono un porco se guardo morbosamente alle donne schiavizzate venute dall'Africa solo per il piacere di quelli come me. Ma io non sono come gli altri, anzi io li disprezzo quelli che vanno con le puttane per una serie di ragioni così giuste che non c'è neanche bisogno di spiegarle. Se faccio uno sforzo di sincerità, però, devo ammettere che nonostante la mia indignazione, non mi dispiace passare di qui prima di tornare a casa. Nonostante la mia indignazione, rallento e mi guardo quei corpi a uno. Nonostante la mia indignazione, immagino quella che sceglierei se fossi un porco come quelli che mi precedono e mi seguono e che davvero si fermeranno. Io non sono come loro, penso, anche se devo ammettere che come loro ho un'erezione, qualche volta, per il piacere che quei corpi seminudi danno alla vista. E ho un'erezione anche per un altro motivo, che ha a che fare più direttamente con la ragione sostanziale per cui esistono le puttane, che io potrei in qualsiasi momento fermarmi e scopare con uno di quei corpi che mi piacciono. Tra il me di ora e il me che sta scopando con quella lì, che mi piace, c'è un possibile tempo brevissimo che è il mio pieno e continuo potere annullare, senza dubbi e complicazioni, senza ricorrere a chiacchiere seducenti o a battute sceme. No. Io sono qui, in questa macchina, e lì fuori ci sono una ventina di giovani e prosperosi corpi che io potrei scegliere quello che voglio e appena dopo aver scelto potrei stringere quelle carni nelle mie mani senza problema. Questo provoca in me un'erezione irresistibile, così come la provocherà, credo, a quelli che mi precedono e a quelli che mi seguono, che si fermeranno. E in questo momento io dico, beati loro. Poi ritorno in me e penso che tutto quel che devo pensare e che non c'è neanche bisogno di spiegare, ma in un momento penso, beati loro. Poi basta, perché queste cose sono cose che non si fanno. Ora però è evidente che in una questione di coscienza autentica, non ipocrita, io sono molto poco diverso da quelli che vanno con una puttana. L'unica differenza è che io non vado e non sono mai andato con una puttana, nigeriana o no, ammesso che siano davvero nigeriane. E devo ammettere che è un dettaglio, considerato che, uno, ho un'erezione ogni volta che passo di qui e rallento per squadrare a lungo i loro corpi nudi. Due, penso che mi piace un gruppo di persone che, considerate tutti assieme, ha le seguenti caratteristiche. Sono puttane e sono nigeriane e quindi sostengo che una vale l'altra dal punto di vista individuale, più o meno, visto che mi piacciono le più prosperose, e la differenza è solo di razza, perché sostengo, nel mio inconscio, portato a galla, che tutte le puttane nigeriane sono migliori delle puttane di ogni altro paese. E forse, anche se non lo ammetto, si può semplificare dicendo che le puttane di colore nero sono migliori delle puttane di colore bianco. Potrei andare avanti e cercare di indagare se questa differenza la faccio perché sono bianco e quindi parlo di simile e di diverso, ma lascio perdere prima di scoprire in me cose ancora più mostruose. Ora, alla mia mostruosità manca solo che io faccia effettivamente quel che mi indigna e che mi eccita allo stesso tempo, andare con una di loro. Quindi ogni sera passo per quella strada, rallento, guardo quelle più prosperose e mi eccito molto e penso, sono pronto. È la sera giusta, penso, ora mi fermo, ma poi proseguo e mi vergogno di me stesso. Però a furia di fare così, ogni sera mi ritrovo ad aver accumulato, senza accorgermene, un granello di coraggio in più, sera dopo sera, fino a quando una sera, mentre rallento, sento di avere abbastanza coraggio.
Questa cosa mi sorprende. Ormai ero abituato a non avere il coraggio di fermarmi e invece ora sento che posso farlo davvero. E sono così sorpreso che non mi fermo. Proseguo, stavolta, non perché non abbia il coraggio di fermarmi, ma perché ho il coraggio di fermarmi. E il solo pensiero che possa farlo davvero mi provoca una grande indignazione verso me stesso, una sorta di rigurgito potente. Ma sono le ultime forze morali che tentano di sopraffare il pensiero inevitabile. Sono pronto. Casomai non stasera, ma domani sera di sicuro, lo giuro. Lo farei stasera, visto che sono pronto, ma ormai non mi sono fermato. Peccato. Peccato anche perché ce n'era una che se ne stava in disparte, da sola, ed era molto prosperosa, perché visto che devo andare con una di queste puttane nigeriane, mi dico, tanto vale scegliere quella che mi piace di più, e quella che mi piaceva molto e stava sola, cosa per me importante, perché nella mia vita, voglio dire, non solo con le puttane nigeriane, ho sempre provato imbarazzo a parlare con qualcuno di questioni intime se ci sono davanti altre ad ascoltare. Peccato, perché stavolta ho sentito davvero la mia mente ragionare in questo modo. Sei solo, nessuno ti può vedere, nessuno potrà mai saperlo. Che poi è probabilmente la conclusione a cui giunge ogni cliente di queste puttane nel momento in cui si trova il coraggio di diventare cliente. È il ragionamento che porta a fare ogni cosa se non si dovrebbe fare. Così capisco che sono giunto nel punto esatto in cui posso fermarmi e capisco che domani sera davvero mi fermerò. La sera successiva, mentre imbocco quella strada, sento un dolore forte allo stomaco. Comincio a tirare giù il vetro. Quindi quando passo rallento che quasi mi fermo e allora finalmente posso sentire la cifra che non ho mai sentito, 20 euro. Bene, li ho. Anzi, per essere sicuro avevo portato un 50, non si sa mai, quindi ho soldi sufficienti. Cerco una puttana che stia da sola, ma stasera, proprio stasera, mannaggia, non la trovo. Quindi arrivo in fondo alla strada e a questo punto potrei tornare a casa come ho sempre fatto, ma ormai ho deciso. Così torno indietro. Così il dolore forte allo stomaco aumenta perché riconosco che sto per fermarmi davvero. Adesso. So che sto per farlo. Mi avvicino a un gruppetto dove ci sono un paio di puttane bellissime e prosperose e mi dico, ora vado fino in fondo all'altra parte. Se ne trovo una sola, bene. Se no, torno indietro e mi fermo qui. Proseguo. Altri gruppetti. Arrivo in fondo, torno indietro e vado verso quel gruppetto. Deciso. Stavolta, deciso. Mi allungo dal finestrino e chiedo quanto? Una mi risponde 20. Facile. E mi fa segno di entrare nella stradina buia. Lo faccio. Sento il rumore della ghiaia schiacciata dalle ruote. È tutto diverso da quel che volevo fare. Volevo fare così, affiancarle e scegliere quella più prosperosa, quella che mi eccitava di più. E invece ho chiesto all'unica che si è avvicinata e ora è lei che apre lo sportello, che è abbastanza bella. È un po' magra, se devo dire la verità. Non è il genere che avrei voluto. Sono un po' deluso, mi dico. Che cazzo, una volta lo dovevi fare e non riesci a farlo come vorresti. Intuisco anche che al limite avrei il diritto di descrivere quella che mi piace e di chiedere che questa mi venga cambiata. E se ho capito, qualcosa lo farebbero senza problemi. Lo intuisco. Ma non saprei a chi rivolgermi, e poi non avrei mai il coraggio di farlo. Voglio dire, non protesto quando mi portano la pizza quattro stagioni, quando avevo chiesto la margherita, figuriamoci se lo faccio con questa piccola donna nigeriana, abbastanza bella. Comunque, mi dico, che sono qui per fare un'esperienza, quindi non ha importanza quale corpo mi concede l'esperienza. D'altra parte non posso fare a meno di contraddire questa giusta tesi, pensando che se devo fare questa esperienza tanto valeva farla con un corpo che avrei desiderato. Ma a un certo punto la smetto, la guardo. Sono senza parole, nel senso che non so cosa fare. La guardo, lei un po' mi guarda e un po' si gira verso le compagne, non capisco perché, è come se fosse interessata ai movimenti che ci sono, ma forse è anche un modo per non guardarmi. Io aspetto, lei aspetta. Vedo che in mano ha fazzolettini di carta e preservativo. La cosa mi sembra ancora più tranquillizzante. Mi piace il fatto che ogni cosa sia ben organizzata e io non devo fare niente. È proprio come deve essere. Quando paghi ti danno il massimo del comfort e tu non devi fare niente tranne che cacciare i soldi. La ragazza nigeriana, abbastanza carina ma non troppo, sta lì pronta, però non si muove. Adesso siamo noi due soli, quindi posso parlare. Dico, allora? Lei dice, i soldi. Ecco qua,
Lo sapevo che avrei fatto una cazzata. Mi ero detto che se mi fossi fermato avrei dovuto avere l'atteggiamento di uno che va con le puttane abitualmente. Mi sembrava decisivo, anche se non mi ricordo più per quale motivo. Credo che avesse a che fare con il fatto di fare l'esperienza bene, al meglio. Ma c'era tutto un ragionamento dietro, che adesso qui dentro l'ho dimenticato. Perché il dolore allo stomaco non se ne va, è perché ho già sbagliato la prima mossa, subito. Non ho cacciato i soldi come avrebbe fatto un esperto, è evidente che lei voglia i soldi prima del lavoro. Prima i clienti quasi se le sposerebbero, dopo vogliono che scendano subito dalla macchina, presumibilmente. Una cosa che non ho mai capito bene, ma che spesso è così. È come se alla fine della cena spingessi il tuo ospite verso la porta perché non vuoi vederlo più fino a quando non hai digerito. È una cosa assurda, forse, ma succede. E le puttane, queste cose devono conoscerle bene. Allora, giustamente mi chiede i soldi prima, che dopo non si sa mai come si mi trasformo. Giusto, giustissimo. Solo che ho già fatto la figura del coglione ed è appena entrata. Ha senz'altro capito che è la prima volta che vado con una puttana e questo proprio non mi piace, anche se non ricordo perché non mi piace. Allora cerco di contrattaccare per recuperare terreno e dico un'altra evidente stupidaggine. Anche tu vuoi i soldi prima, eh? Così dico, giuro. Con voce rotta dall'emozione e dall'imbarazzo, e invece fingendo di essere uno che va con molte puttane, di cui una parte prende i soldi prima e una parte dopo, e ultimamente sono incappato in una sequenza di quelle che prendono i soldi prima, per questo sono infastidito. Faccio per prendere il portafogli, mentre lei, impietosa, sgrana gli occhi e dice: Anche tu? Come per dire: Che cazzo significa anche tu? Sei scemo? Io tiro fuori 50 euro. E faccio segno di lasciar perdere, tipo che voglio dire, vabbè, non c'è problema, anche se sei tra quelle che chiedono i soldi prima, te li do e andiamo avanti. E stavolta lei, che non è stupida, fa finta di accettare quel segno e lascia perdere, si concentra sui soldi. È un momento importante questo, perché mi è successa una cosa mentre prendevo il portafogli. Ne ho coscienza qualche secondo dopo. La cosa è semplice ed è questa. Quando ha sgranato gli occhi mi è piaciuta. Anzi, se devo confessarlo, quell'espressione faticherà ad andarsene per molti e molti giorni, prima di tutto perché quando sgrana gli occhi, questa ragazza diventa immediatamente più bella, molto più bella. E soprattutto questo sgranare gli occhi per la sorpresa e la formulazione contemporanea del pensiero, questo deve essere proprio scemo, sarà l'unica espressione autentica che vedrò. Arriva subito, appena dopo che è entrata in macchina, svanisce e non ritornerà più. E c'è da aggiungere un'altra cosa che non è da sottovalutare. Nel momento in cui sgrana gli occhi, anzi nel momento successivo in cui mi rendo conto che quel modo di sgranare gli occhi mi è piaciuto tantissimo, in quel momento succede che io non sono più lì. Per un attimo, anche solo per un attimo, con una qualsiasi di quella ventina di puttane che stanno su quella strada, o meglio, con una qualsiasi delle puttane che esistono nel mondo e che oltretutto non ho nemmeno avuto la possibilità di scegliere, ma sono lì con lei, proprio con lei. E nessun altro al suo posto, perché nessun altro avrebbe avuto quell'espressione in quel momento. E questo cambia subito le cose, mi rende più debole, impacciato, mi ributta dentro il mondo e mi fa quindi pure vergognare come un cane di essere lì e di aver cacciato 50 euro, ma mi deve dare il resto, per pagare una puttana nel buio di una stradina di periferia. Perché per un attimo, solo per un attimo, lei è quella di quel modo di sgranare gli occhi, che poi farò fatica a dimenticare in seguito, ma adesso la mia volontà di concentrazione è tale che combatto questa specialità in tutti i modi e cerco di comportarmi come se lei non avesse sgranato gli occhi. Tutto questo, ormai è ovvio, peggiora la mia condizione, già troppo evidente, di chi va con una puttana per la prima volta. Vado avanti, ostinato. Allungo 50 verso di lei. E lei scuote la testa nell'identico modo in cui la scuote il mio edicolante sotto casa quando mi dice non ridito, no, me li porti domani, o la salumiera, o le ragazze alla cassa del supermercato, che mentre in una situazione come questa dicono non li ha 20, e io penso sempre, ma che siete sceme, se avevo 20 euro ve li davo, no? Mica me li voglio conservare. Lei dice, devo andare mie amiche. Non ho nessuna voglia che se ne vada, guardo nel portafogli e vedo che ho 10 euro e varie monete. Ci proviamo. Le do 10 e conto le monete. Alcune sono da 1 euro, altre da 50 cents, da 20 cents, da 10, non so se ci arrivo, ma poi provo. Decisiva, una moneta da 2 euro, alla fine ci arrivo.
Riconto e sono davvero 20 euro. Siamo soddisfatti. Mi ridai 50. Prende 20, fa sparire banconote e monete in un attimo, non so dove, forse non devo saperlo, e da questo momento si rilassa. Siamo pronti. Si rilassa, ma continua a guardare le sue amiche. La sensazione che provo è identica a quando da ragazzino stavamo tutti sul corso. Era lì il nostro luogo di ritrovo e parlavo con una fidanzata. Più che parlare, litigavo. E poiché quello era il luogo dove ci vedevamo e dove stavamo, dove vivevamo tutta intera la nostra vita quando non stavamo a scuola e quando non stavamo a casa, lì facevamo tutto. Ci fidanzavamo, ci lasciavamo lì sul corso, ci baciavamo e litigavamo. Ecco, litighiamo e quasi urliamo tutti e due, accesi e concentrati. E mentre stiamo completamente dentro questa discussione, tutti e due, insieme alternativamente, ma senza mai saltare un passante, a piedi o in auto, ci giriamo per guardare chi sta passando e soprattutto ci giriamo di scatto se sentiamo un clacson suonare perché potrebbero avercela con noi. Eravamo dentro questa litigata, ma non eravamo mai completamente dentro. Questo è l'atteggiamento che mi pare abbia questa puttana nigeriana, o di quelle parti, verso la vita notturna su quella strada. Ora che armeggia rassicurata, la guardo. Ha un vestitino minuscolo, arancione, con un reggiseno nero di pizzo che è quasi tutto fuori, e dentro ha un seno molto più piccolo di quello che avevo sognato. Sotto ha delle calze spesse come un pantalone di velluto a coste. Vedo che appoggia i fazzolettini di carta sul cruscotto e strappa la bustina del preservativo. Mi sembra di intuire che ci siamo. Infatti, bocca, culo o fica? Questa è lei che parla, ovviamente, non io. La risposta ce l'ho. Su questo sono preparato. Nel senso che io non sono affatto venuto qui come un pivello, ma avendo già pensato da tempo cosa fare. In pratica, dal tempo in cui non mi fermavo, eppure pensavo a cosa sarebbe successo se mi fossi fermato, nel senso che va benissimo l'esperienza e tutto quanto, ma sempre fino a un certo punto. La questione per me finisce per essere sempre, fino a un certo punto. Perché io ho tutti i problemi di igiene, paure, quelle cose là. Così penso che voglio fare l'esperienza di andare con una puttana come fanno molti altri miei simili, però allo stesso tempo non posso fare a meno di pensare proprio a quei molti altri, a tutti gli uomini che mi hanno preceduto stasera, i sudori, le puzze, tutta una serie di cose che neanche voglio descrivere minutamente, ma che nonostante io ci tenga a fare l'esperienza non posso superare facilmente, perché io poi non è che sono proprio come loro e i perché non lo so. Sono tanti e troppo difficili da spiegare. Per questo subentra la questione di fino a un certo punto. E allora direi che da una sconosciuta che stasera chissà che altro ha fatto, e che per quel che ha fatto, se perdessi il controllo a causa di quel suo modo di sgranare gli occhi, le urlerei appunto che è una puttana, protetto igienicamente da un preservativo tirato giù il più possibile, mi sembra che in fondo, a titolo simbolico, un pompino possa essere sufficiente per dire ho fatto l'esperienza di andare con una puttana. Così abbasso i pantaloni e scopro, con mia grande sorpresa, di non avere un'erezione. Ogni sera, quando passo di qua e vedo le puttane nigeriane e scatta quel pensiero fascinoso che hanno gli uomini nei confronti delle puttane, cioè quando voglio, se voglio, posso fermarmi e scopare con una di quelle che più mi piace, scegliendo tra bocca, culo o fica, ogni sera. Quando passo di qua e penso a questo, ho un'erezione netta e potente, che non ha a che fare solo con la nudità, ma appunto con il pensiero. Questa mi piace, mo mi fermo e me la faccio. E ora che sono qui per davvero, con la giustificazione, certo che questa non mi piace nemmeno troppo, a parte quel suo modo di sgranare gli occhi che però in questo momento ho rimosso, ma che comunque una sua bellezza ce l'ha e poi è seminuda e poi mi dice che posso scegliere tra bocca, culo o fica. La 1, la 2, la 3, che ha il preservativo in mano ed è pronta a infilarmelo ora. Davanti a tutto questo, io inspiegabilmente non ho un'erezione. Sono sorpreso. Credo che tra un po' avrò il tempo di vergognarmi mentre la guardo, come per giustificarmi e per cominciare a imbastire un discorso che mi porti casomai a dire qualche porcheria per fare in modo che succeda quel che deve succedere. Ma la sostanza è che lei se ne fotte. Come tutti gli altri uomini non hanno un'erezione pronta, forse per lei che ce l'abbiamo no, è indifferente. La sostanza è che si abbassa e infila il preservativo con sapienza e violenza, senza tener conto dell'erezione mancata. Poi, mentre la guardo supino, con una mano comincia a farmi una sega e con l'altra si tira i capelli da un lato
e il suo gomito è appoggiato al sedile in una posizione che potrei dire rilassata, ma non è esatto. La parola giusta è distratta. Sta lì e muove una mano velocissimamente, mi fa pure un po' male, e il suo sguardo va dal mio cazzo alle amiche dietro di noi, senza passare per il mio sguardo. Poi si abbassa e comincia a succhiare un po', facendo un rumore strano, che è un rumore di chi, scopre adesso, non sta attento a non fare questo rumore. Poi si rialza e ricomincia a muovere veloce la mano, senza guardarmi, guardando le amiche e poi anche una macchina che ci passa accanto e si ferma un po' più avanti e spegne i fari. Quel che sta succedendo è esattamente quel che doveva succedere, cioè in fondo sesso. Eppure manca del sesso la parte sostanziale che non ha a che fare con la nudità, i gesti, la velocità. Manca la concentrazione, la sua. Certo, ma a questo punto anche la mia, visto che sono incuriosito dal suo atteggiamento, prova a incrociare il suo sguardo senza riuscirci, a capire la sua espressione senza riuscirci, prova a pensare che in fondo quel che alternativamente, anche se distrattamente, sta facendo questa nigeriana carina così e così è una sega e un pompino. Eppure questo non provoca all'interno dell'abitacolo una sostanza sessuale. Ma la cosa ancora più spaventosa, considerando la maniera, il luogo e il tempo di quel che succede, considerando quel che sto pensando mentre tutto questo succede, è che io, in tutta questa confusione, comincio a sentire che un'erezione comincia lentamente a formarsi, senza motivi validi e contro ogni logica. Il movimento veloce della sua mano e della sua bocca provocano comunque una reazione. Lei continua a alternare sega e pompino. Continua a rialzarsi, a guardare dietro e di lato. A quel punto io, un po' perché comincio a eccitarmi, un po' perché in qualche modo forse avevo immaginato qualcosa di diverso, anche se non so bene cosa, un po' anche prendendo un minimo di educazione se non di intimità, le dico: perché non mi guardi? E lei, senza scomporsi, finalmente mi guarda e mi chiede: ti devo guardare? E lo dice in un modo che non si può definire intimo, ma che ha una sua aria morbosa e ingenua al tempo stesso, perché lei ha inteso che io voglio dire che io mi eccito molto se lei mi guarda. Ma io non volevo dire questo. Così comprendo che qui non si può dire nulla che non riguardi direttamente il sesso, perché tutto viene preso come tentativo di comunicare qualcos'altro. Tutto viene decodificato. Anche quel che non aspirava a una decodificazione, ma aveva una sua semplice letteralità. Ma qui la letteralità non esiste. Se per esempio dicessi hai una sigaretta, probabilmente lei prenderebbe una sigaretta e cercherebbe di capire se deve fumare vicinissima al mio cazzo, se deve procurarmi delle piccole bruciature, se deve, tramite un aumento della tariffa, cospargersi il corpo di tabacco. Mai penserebbe che le sto chiedendo una sigaretta perché mi è venuta voglia di fumare. Perciò mi chiede se mi deve guardare, e cioè mi chiede se è così che mi eccito. Io devo decidere se dirle che non intendevo questo, intanto che lei continua a fare su e giù con la mano, ad abbassarsi e succhiare un po', producendo quel rumore strano, e poi smettere un po', perché questa è la sua tattica, quella di concordare dei pompini e poi cercare di fare meno pompino possibile e più sega possibile. Un po' me lo chiede, anche perché se questo è il mio desiderio, cioè che lei mi guardi, il pompino, quella frazione di pompino che lei mette tra una parte di sega e l'altra, diventa tecnicamente impossibile, visto che non può nel medesimo istante stare abbassata sul mio cazzo e succhiarlo e intanto guardarmi fisso negli occhi. Dovrei scegliere l'uno o l'altra, e in questo caso la sua speranza sarebbe che io mi eccitassi con il suo sguardo e così potrebbe deviare verso la definitiva sega. Ma io intanto non rispondo e lei intanto mi continua a fare la sega e a guardarmi fisso negli occhi in un modo intenzionale e quindi imbarazzante, e io non so se dirle che c'è stato un malinteso, o visto che la cosa ha preso questa piega a subirla, ma c'è anche il fatto che io vorrei comunque che lei un po' mi facesse il pompino, visto che le ho chiesto il pompino, e subito quindi la mia anima nera di cliente, la mia ossessiva coscienza di consumatore fa capolino e manca pochissimo alla frase che potrei pronunciare. Io ho pagato un pompino e vorrei che mi si facesse un pompino. Eppure, devo decidere se dirle la verità, e cioè che le dicevo di guardarmi non perché mi eccito, ma per conservare un briciolo di umanità. Io quindi voglio umanità, ho un briciolo di essa, da una che sto pagando per farmi fare un pompino, che se potesse starebbe da tutt'altra parte. Io voglio imbastire una decisione, una discussione sul malinteso che la mia frase ha creato in una situazione
in cui in ogni caso ho i pantaloni abbassati fino alle caviglie, in ogni caso lei sta alternando seco e pompino, in ogni caso sono in preda a un'erezione poco spiegabile. Un po' mi sto realmente eccitando, non so se perché la mano e la bocca comunque si muovono, non so se perché in questo momento sto scoprendo che realmente mi eccito se mi guardano, non so se perché lei capisce che sto per eccitarmi e aumenta i colpi e pressione, io le chiedo se posso toccarla, lei dice che sì, ma poco, sopra le calze, non sotto, però poi mi dice se voglio il culo, domanda che non ha alcun senso in quel momento, io le faccio segno di no. E intanto le infilo la mano sotto il vestitino, ma lei si irrigidisce e dice che non posso slacciare il reggiseno e dice che posso toccare sopra, ma non infilare la mano dentro perché se no vuole di più. Poi si abbassa e ricomincia a succhiare. Mi eccito e intanto vedo che dalla macchina che si era fermata davanti a noi scende un'altra ragazza, un'altra puttana nigeriana, che lascia lo sportello aperto e un po' trotterellando in questi abitini inesistenti si dirige verso di noi sventolando qualcosa, ma credo soltanto perché le amiche sono al di là della nostra macchina, penso, almeno credo, mica verrà davvero verso di noi visto che stiamo facendo, no? Penso, almeno credo. E invece mi sbaglio, perché viene proprio verso di noi, si ferma accanto al vetro della mia portiera e bussa. Non so se mi spiego. La sua amica è china sul mio cazzo a farmi un pompino, io sono lì con gli occhi socchiusi a godere del pompino, a tentare di mettere la mano sotto il vestitino arancione per toccare un corpo assolutamente sconosciuto e cercando di non fare gesti che portino di nuovo a discussioni su soldi e modalità. E lei bussa vicino al vetro, così come se fossimo al casello dell'autostrada e volesse un passaggio fino in centro. L'amica alza la testa e abbassa il vetro della mia macchina e lei fa vedere cosa ha in mano, 100 euro. Ecco cosa sventolava. La situazione è strana, perché intanto lei agita i 100 euro, la mia ragazza le spiega in nigeriano qualcosa che deve significare che io già avevo cacciato un 50 e chissà che poi sono riuscito a trovare i 20, le avrà detto di sicuro che le ho dato un sacco di monetine, che figura di merda, e che quindi può provare con le altre perché qui non c'è niente da fare. L'amica insiste e dice qualcosa e non se ne va, ma la cosa più importante è che la mia puttana nigeriana, che alcuni troverebbero molto carina, ma che non è necessariamente il mio genere, mentre parla continua a muovere la mano su e giù e non ha mai smesso. Anche quando ha abbassato il finestrino, con una mano lo abbassava e con l'altra continuava freneticamente a fare una sega. E continua durante l'intera discussione che io cerco di seguire per capire cosa stanno dicendo, per far finta che sia normalissimo, che in questo momento stiamo parlando di 100 euro da cambiare, che figuriamoci se io non mi sono abituato, ma ogni tanto, mio malgrado, le mie palpebre si socchiudono perché per quanto io possa non considerarlo, lei continua a fare un movimento sapiente, anche se veloce e violento sul mio cazzo in erezione, e in più, se proprio devo dire la verità, io in questo momento a guardarmi da fuori sono in compagnia di due donne seminude, una delle due mi sta addosso e l'altra mi sta guardando. Io sto tra due donne nere, giovani, belle e abbastanza belle, seminude e ho i pantaloni abbassati alle caviglie e così comincio a essere molto, ma molto eccitato perché all'improvviso ho considerato la situazione vista dall'esterno. E mi sembra una grande situazione nella quale, alla fin fine, non importa se l'altra vuole solo cambiare 100 euro, è seminuda e bella, più bella della mia, cazzo, di tutto il gruppo mi sarà capitata la peggiore. Ho due donne seminude accanto a me che discutono in nigeriano strettissimo su chi può cambiare 100 euro e una delle due, mentre parla, mi fa una sega e mentre ascolta si abbassa e mi fa un pompino. E così io, in delirio, guardo negli occhi dell'altra con l'intenzione e lei ricambia lo sguardo con un altro interrogativo e mi agita i 100 euro in faccia mentre insiste sul fatto che io potrei cambiarli se controllassi meglio nel mio portafogli. Io non posso controllare per molti motivi, ma quello che mi sta più a cuore è che sento davvero che qualcosa sta venendo su, una confusa sensazione di piacere che sale in questa condizione precaria, una cosa che non so riconoscere perché non l'ho mai provata prima, un piacere sottile, confuso e intriso di malinconia, ma comunque, poiché lo sento e poiché penso di aver pagato, e in anticipo oltretutto, mi rompo le palle e prendo la testa della mia puttana, che con una scusa di parlare, rispondere e replicare, ne approfitta per fare una sega nonostante io abbia pagato il pompino. Le prendo la testa e con delicatezza ma decisione la accompagno verso il basso.
E lei capisce, e così mentre la sua bocca si apre sul mio cazzo, con una mano comincia, senza guardare, mi pare, a rialzare il finestrino in faccia all'amica, che mi guarda con sguardo supplicante, ma ormai rassegnato, e io ricambio con un'alzata di spalle un'espressione contrita, molto simile a quelle che vedo fare dalle persone gentili ai semafori a quelli che vengono nei fazzolettini e cercano di comunicare loro il dispiacere sia perché ce li hanno, sia già perché non hanno monete da dare. Così io con l'amica della mia puttana, che stavolta si allontana, delusa, forse un po' incazzata, come se ce l'avesse con noi. E ancora, per un attimo solo, io e questa donna, alla quale ho dimenticato di chiedere il nome come avrei voluto, costituiamo una coppia contro la quale un'amica di lei ha delle cose da ridire. Ormai quindi siamo soli. Io sono sufficientemente eccitato, sento di essere rilassato, ho la sensazione che in qualche modo siamo una coppia, così sento che questa cosa che sale comincia a salire più in fretta e sento che lo sente anche lei perché le mie gambe si rigidiscono, quasi le tendo contro acceleratore, freno e frizione, sento che ce l'ho fatta, che sto venendo con una puttana nigeriana che mi sta facendo un pompino e proprio nell'attimo in cui penso che sto pensando, lei si rialza di scatto. E con forza e più decisione e velocità con la mano dà gli ultimi colpi mentre lo sperma riempie il preservativo e io penso soltanto che questa donna qui, che mi ha guardato per pochi attimi, è molto furba e alla fine è riuscita a farmi nel complesso una semplice sega con qualche colpetto di pompino, ma ormai, e lei lo sa meglio di me, quel piccolo piacere misto a una forte malinconia che sto provando neutralizza qualsiasi rabbia, voglia di contestare. È un piacere piccolo, una malinconia grande, è un distacco grandissimo da me, dal preservativo, dalla donna che accanto a me sta sfilando dei fazzolettini di carta dal pacchetto, dall'esperienza e da ogni cosa esistente al mondo. In un solo attimo, mentre ancora le ultime gocce di sperma stanno uscendo, mentre ancora i muscoli delle gambe sono rigidi e dolenti, lei mi butta tre fazzolettini sulla pancia, si tira giù quel che ho provato a tirare su, apre la portiera, dice ciao, richiude e già accanto a me non c'è più, semmai c'è stata. Io mi sfilo il preservativo, lo infilo in un fazzolettino che ha pallottolo, poi prendo un altro fazzolettino e mi pulisco. Lo appallottolo insieme all'altro, poi tendo le braccia verso i pantaloni, le tiro su, guardo l'orologio e mi accorgo che da quando mi sono fermato sono passati 6 minuti in tutto. Accendo il quadro, metto in moto, faccio retromarcia e poi sterzo per mettere il muso della mia macchina davanti e così illumino il gruppo delle puttane, tra le quali ora c'è anche la mia. Passo accanto a loro e guardo. Non so perché, ma spero che lei mi saluti, ma non si gira nemmeno.